Buonasera, da Procida, dall'Albergo La Vigna, dove da qui a breve trasmetteremo live Procida Premia la Cultura. Dopo il successo dello scorso anno, questa edizione è stata rinnovata nel modo di concepire anche il mezzo comunicativo e culturale verso alcune eccellenze italiane che si sono contraddistinte per diciamo, dato lustro e visibilità all'arte italiana nel mondo. L'evento è organizzato da Profumi di Procida di Rosaria Cantagallo e si avvale del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli e del Comune di Procida. L'ideatrice Rosaria Cantagallo più volte ha espresso questa volontà di riproporre il premio, un omaggio a Procida, alla sua gente, al suo essere un'isola ancora autentica, con i suoi valori antichi, con i suoi profumi, con tutto il richiamo fortissimo che è stata ed è la cultura. Vediamo arrivare piano piano tutti gli ospiti che poi saranno premiati. Ne citiamo proprio quasi tutti: Adele Vairo, Antonietta Duccillo, Anna La Rana, Carlo Scotto di Santolo, Elena Troisi, Filomena Lamberti, Giuseppe Spagnuolo, Maria Rosaria Capobianco, Maria Salette Longobardi, Maria Dragoni, Nicolò Botta, Paolo Veronesi, Pietro Graus, Vincenzo D'Alessandro. Subito dopo la cerimonia qui di premiazione, in serata una cena, sempre qui all'Albergo La Vigna, per intrattenere tutti gli ospiti. Di qui a breve la presentazione, vediamo già la presentatrice che ha preso posto e le sedie riempirsi in ogni ordine di posto.
Procida premia la cultura quando si parla di cultura e quando si parla di scienza, e quando bisogna premiare qualcuno a Procida non possiamo non partire forse dalla persona che in questi anni ha dato più lustro a Procida, anche se per un evento così catastrofico come il Covid. Con noi come sempre Maria Rosaria Capobianchi. Buon pomeriggio, io sono veramente felice di essere qui, ma felice di essere procidana, devo dire la verità, e ho portato questa mia isolanità come una specie di bandiera dovunque, devo dire ho ricevuto molti premi e non ho quasi mai mancato di ringraziare e riconoscere la mia origine, che mi ha dato una parte di carattere importante per portare avanti tutte le scelte della mia vita. Dottoressa, l'occasione è anche gradita per capire, ma il Covid è finito, non è finito, ci può essere un'altra variante, a che punto stiamo? Molto spesso, ancora oggi, qualcuno che doveva essere premiato addirittura è malato di Covid, quindi non sarà presente, quindi sta cosa ancora non è finita totalmente. Allora, l'emergenza è finita, nel senso che adesso dobbiamo prendere questa infezione nella sua quotidianità. Molte infezioni che adesso non ci fanno paura, molti raffreddori, ci sono altri coronavirus che sono entrati nell'umanità con episodi o con catastrofi simili a questa che si è già verificata, che abbiamo testimoniato, abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Quindi ci stiamo avviando a un'altra epoca. Per il Covid non è più l'allarme, non è più l'emergenza, è una convivenza, non pacifica, ma è una convivenza. Però quello che abbiamo vissuto ci lascia un insegnamento importante. Noi ci stiamo sempre più avvicinando al mondo selvatico per vari motivi, per le alterazioni del suolo, i cambiamenti ecologici, i cambiamenti climatici. Quindi le occasioni in cui i virus dall'animale passeranno all'uomo sono sempre più frequenti. E in queste occasioni si selezionano quei virus, quegli agenti che poi si diffonderanno in maniera epidemica, dando epidemie o anche pandemie. È la storia dell'umanità, ne ha passate tante di pandemie. Quindi l'eredità che ci lascia il Covid è che dobbiamo essere pronti, preparati e mente aperta, e fidarci della tecnologia, perché ci ha dato tanto la tecnologia. Parlo per esempio del vaccino, una cosa che non ci saremmo mai immaginato 10 anni fa, che riuscivamo in questa corsa contro il tempo, che ci ha consentito di uscire in 3 anni da una pandemia, quando la pandemia più simile per caratteristiche, ma anche perché è stata causata da un altro coronavirus, negli anni 1890-90, in quel periodo. Quindi non la spagnola? No, questa si chiama influenza russa, in realtà non è dovuta all'influenza, molto probabilmente è dovuta a un altro coronavirus, si chiama OC43, che all'epoca i segni della malattia descritti somigliano tantissimo ai segni del Covid. Ora ha fatto 1 milione di morti in una popolazione mondiale che erano 1,5 miliardi di persone, facciamo i rapporti, insomma la situazione è abbastanza simile, ed è durata 5 anni perché non c'è stato nessun intervento. Noi oggi ne siamo fuori perché abbiamo potuto contare su progressi della scienza, quindi su questo noi fondiamo la nostra fiducia nel futuro. Quanto sono importanti queste parole, anche perché ancora c'è una sacca di Novax, tra virgolette, che ancora fanno ricadere sul vaccino morti presunte, assurde, quindi ribadiamolo anche da questo Procida premio alla cultura, quanto il vaccino sia stato importante per debellare, almeno per porre rimedio al Covid-19. Assolutamente, è stato cruciale, fondamentale, ma anche come paradigma di sviluppo. Oggi l'idea è che per qualsiasi infezione per la quale non c'è un vaccino si proverà la strada dell'mRNA, perché è stato un successo incredibile. È una tecnologia che non è stata sviluppata oggi oppure l'anno scorso, data è cominciata a lavorare 30 anni fa, perché è nata per i tumori, e oggi anche i tumori stanno molto avanti su questa strada, e quindi è sicuramente una strada per il futuro, ma non è l'unica, perché ce ne sono altre in parallelo che sono in questo momento battute per cercare di armarci contro le future pandemie. L'ultima, questa Procidano, ora lavora ancora allo Spallanzani, cosa si occupa? Nella sua Roma è più spesso a Procida, la potremo ritrovare più spesso la sua Iaiolella? Allora, io sono andata in pensione a agosto del 2021, alla fine della mia grande ascesa che mi ha consentito di mietere un sacco di successi, premi, fra cui questo per esempio. Però non ho smesso di lavorare, perché sono ancora
impegnata sempre nella virologia, nell'insegnamento, perché insegno all'università, mi occupo di salute pubblica in quanto sono il Consiglio Superiore di Sanità e poi collaboro con un altro IRCS piccolino col quale speriamo di fare la stessa strada in ascesa che è stata fatta per lo Spallanzani. Perfetto, grazie dottoressa, buon premio, allora ci vediamo tra poco. Grazie, grazie. Arrivederci. Al premio Procida premia la cultura anche l'assessore Garanante. Assessore, questa come tante altre occasioni Procida al centro di uno stimolo sempre più importante legato a quello della cultura, quando anche sul traino dell'anno scorso di Procida Capitale questi eventi saranno comunque importanti per il territorio. Ma sì, Procida è sempre stata ricca di eventi, è chiaro che con Procida Capitale 2022 il fenomeno si è, come dire, si è reso più virtuoso.
Oggi pomeriggio siamo qui grazie a un'imprenditrice, Rosaria Cantagallo, che è napoletana, ma come dire, procidana ormai di adozione, che ha investito sul nostro territorio e che spontaneamente ha ritenuto, come dire, fondare questo evento che ormai annualmente richiama varie personalità. E questo ovviamente ci conferma come un'isola sempre sensibile alle varie iniziative culturali. Ben vengano quando queste iniziative puntano alla qualità, ma soprattutto anche quando sposano temi sociali, come avverrà anche oggi pomeriggio. Assessore, la sua presenza qua ci fa anche, possibile anche fare un passo indietro di qualche giorno. Proprio ieri, parlando di cultura, parlando di eventi sull'isola, come non ricordare quest'altra grande occasione che è stata la riapertura di Vivare. Ne parliamo all'interno di un premio, ma ne parliamo perché secondo me parlare di Vivare, parlare della sua, di quello che rappresenta per il territorio procidano, è sempre importante. Ah sì, è stata una giornata, come dire, importante. Riapriamo dopo qualche anno, tra tanta burocrazia, tante difficoltà di carattere amministrativo. Resto della convinzione che tante cose si possono fare se effettivamente si vogliono fare, se c'è anche la volontà politica. In questo caso sono stati superati vari ostacoli grazie al lavoro del comitato, alla collaborazione sempre fattiva della proprietà e finalmente con un grande lavoro di squadra si è raggiunto questo obiettivo. Sembra una cosa semplice, ma non lo è affatto, ve lo assicuro, perché dietro c'è un grandissimo lavoro amministrativo e anche materiale in cui la Regione Campania, tra parentesi, ci ha fortemente sostenuto. Ieri è venuto in visita il vicepresidente della Regione Campania, l'onorevole Bonavitacola, proprio a testimonianza di come questo gioiello sia un gioiello per tutta la Regione Campania e per il Sud Italia. Voglio, come dire, fare un'unica battuta. Tengo a far passare il messaggio che l'importanza di Vivara, oltre al fatto di essere una parte importante del nostro territorio, è essenziale per un turismo, come dire, ambientale, un turismo rispettoso della nostra identità. È quello la strada che dobbiamo percorrere, perché siamo un'isola piccola e fragile e quindi ha bisogno di visitatori, di viaggiatori che scelgano la nostra isola soprattutto per i beni culturali e per le bellezze ambientali. Perfetto, grazie assessore, buon premio allora. Tra i premiati di Procida Premia la Cultura, come non poteva esserci una dirigente scolastica isolana, è quella che forse negli ultimi anni ha fatto tantissimo per la scuola di Procida, Maria Salette Colongobardo, e oltre a parlare del premio l'occasione è anche gradita per parlarci anche di questo anniversario, 290 anni dell'Istituto Nautico di Procida. Sì,
E io ringrazio per il premio Una vita per la cultura, ma in effetti chi è nella scuola poi promuove cultura, perché i nostri ragazzi si formano per scegliere il loro futuro e quindi per scegliere la cultura che vogliono approfondire e seguire. I 190 anni dell'Istituto Nautico è per noi un importante anniversario, è un'occasione veramente per riflettere sull'importanza di questo istituto che ha promosso sempre l'economia marittima della nostra isola e quindi si colloca nell'immaginario di ognuno di noi, però nello stesso tempo è un'opportunità proprio per riflettere sull'importanza della scuola, perché ormai l'Istituto Francesco Caracciolo Giovanna Procida è un'anima sola, nautico e liceo, 7 indirizzi tra scientifico, scienze umane, linguistico, ESABAC, indirizzo macchine, indirizzo capitani, indirizzo elettronico. Quindi veramente abbiamo tanti indirizzi e un solo obiettivo, portare avanti i nostri ragazzi con convinzione, con forza per la scelta del loro futuro. Uno sguardo verso il futuro è il titolo di quello che saranno di questo compleanno. Dove va la scuola in generale? Dove vanno le scuole superiori in Italia in questo periodo tanto tanto travagliato? Allora, in questo momento le scuole superiori sono interessate da tantissimi fondi previsti dal PSDN, dal PRS per le professioni tecnologiche del futuro. È una sfida, perché le professioni tecnologiche del futuro noi non le conosciamo ancora. La velocità dei cambiamenti non ci permette di individuarle. Quindi in questo momento le scuole sono chiamate a progettare percorsi tecnologici per preparare sia il personale docente, sia il personale ATA e gli alunni ad affrontare, come dire, il futuro dove sappiamo di sicuro che ci sarà la tecnologia, però accanto alla tecnologia ci saranno poi competenze e prima ancora abilità e conoscenze per permettere di essere critici e di giocare e di giocarsi queste carte, questa formazione nel migliore dei modi. Perfetto, ringraziamo la dirigente, buon premio allora. Gli occhiali non li tolgo perché mi danno troppo. Procida premia la cultura, un'altra occasione in cui si premiano le eccellenze dell'arte, della scienza, ma della cultura in generale. Con noi Maria Capodanno, che ne ha visti tante di premi, ne ha visto tante di cultura su quest'isola e fuori dall'isola. Per la verità io ho aiutato anche l'organizzatrice, sia l'anno scorso che quest'anno, a individuare, diciamo, delle eccellenze. E per la precisione, per quanto riguarda quest'anno, ho suggerito il nome della professoressa Maria Rosaria Capobianchi, che è venuta, quindi sarà premiata, e di Maria Dragoni, entrambe di Procida ed entrambe, diciamo, portatrici nel mondo di questa capacità che tiene Procida di avere delle eccellenze. Quanto è importante che poi subito dopo l'anno della cultura si continui a parlare di cultura, si continua a fare cultura, e chi poi la fa quotidianamente tutti i giorni, come queste due persone che tu hai nominato, portano il nome di Procida fuori dall'isola. Certo. Io penso che è stata senz'altro una grande occasione quella, diciamo, di aver individuato Procida come capitale della cultura per lo scorso anno, però questo non deve servire soltanto come fatto, diciamo, di impulso al turismo, perché anche su questo noi dobbiamo fare delle riflessioni.
ma soprattutto, diciamo, creare le condizioni per far sì che, diciamo, si faccia più cultura, ma soprattutto sul piano proprio nostro. Mi riferisco alle scuole, mi riferisco, diciamo, al quotidiano. E quindi questo servirà senz'altro poi a far venire fuori anche altre eccellenze negli anni futuri. Perfetto, ringraziamo allora Maria Capodanno e gli auguriamo un buon premio.
Io sapevo che il sindaco faceva ritardi, ve l'avevo detto. Ok, allora, come ci dobbiamo... No, siamo pronti, già stiamo andando. Come dobbiamo fare? Tu vai sulla tua pagina. Iniziamo. Alziamo l'autorità. Ah. Angela? Ci devono dare il telefono. Possiamo prendere posto, grazie. Accomodiamoci. Signori, accomodiamoci, grazie. Ciao, ben trovato, salute. Il sindaco lo facciamo sedere qua. Niente di meno. Sì. Qua. Che cosa faccio io? Una cosa in particolare? Andiamo. Deve premiare, deve premiare. Va bene, va bene, semplice. Il sindaco, Valeria. Ciao, a voi. La dottoressa D'Urso. Ok. Buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuti qui nella splendida cornice del giardino dell'Hotel La Vigna a Procida. Io sono molto felice di essere tornata a Procida a distanza di un anno dal premio Una vita per la cultura che era stato organizzato in occasione di Procida Capitale della Cultura 2022. E anche quest'anno Rosaria Cantagallo di Profumi di Procida ha voluto fortemente con tutta se stessa ideare e organizzare questo premio per onorare alcune delle eccellenze che in vari settori danno lustro al nostro bel paese. Io sono Stefania Colangelo, per chi non mi conoscesse, alcuni di voi insomma ci siamo già visti lo scorso anno e grazie dell'accoglienza. Prima di entrare nel vivo delle premiazioni, che sono, devo dire, un bel po', e sappiamo che alcuni ospiti hanno urgenza di partire, di andare, però è doveroso fare dei ringraziamenti. Ringraziamo innanzitutto per il patrocinio dato la Regione Campania, il Comune di Napoli, il Comune di Procida. Ringraziamo le forze dell'ordine a partire dall'Arma dei Carabinieri per l'opera impagabile che svolge di protezione di noi cittadini e abbiamo il piacere di avere qui con noi il comandante della stazione di Procida, Antonio Di Francia. Ringraziamo anche la Polizia Municipale, che non fa solo le multe, anche se ha preso di mira me già da un bel po', spero che la cosa, l'attenzione che ha su di me si stemperi nel tempo. E ringraziamo la Polizia per la sicurezza che ci garantisce e l'ordine urbano. E abbiamo con noi il comandante Luigi Martino. Ringraziamo anche la Guardia Costiera che mai come in questo periodo
svolge un lavoro delicatissimo nell'accogliere persone che provengono, che fuggono da realtà terribili, oltre a provvedere naturalmente alla sicurezza della navigazione. Allora, abbiamo anche da ringraziare la persona che rappresenta l'Istituto Superiore Caselli di Capodimonte, che è il dottor professor Walter Luca De Bartolomeis, che abbiamo il piacere di avere qui con noi, che ha fatto realizzare delle bellissime targhe nella famosa porcellana di Capodimonte, nota in tutto il mondo, ovviamente. Allora, ringraziamo anche Rod TV per tutte le riprese video che saranno visibili via web sul canale Rod TV di Anna Copertino e Angela Palmesano. Rosaria Cantagallo vi dà il benvenuto al premio Procida Premia la Cultura, dedicandovi questo bellissimo pensiero che vado a leggervi. Venendo a Procida, scoprirai che non è l'evento che ti ha condotto qui, ma la conoscenza. Conoscerai all'alba e al tramonto la grandezza del mare, la sua bellezza, la sua brezza. Conoscerai il profumo dei suoi giardini e dei suoi limoneti. Conoscerai i ritmi rallentati che ti portano alla meditazione. Grazie, vorrei anche ringraziare da parte mia Rosaria Cantagallo, che per il secondo anno ha voluto avermi qui al suo fianco. Allora, cominciamo subito con la prima premiata. Qui abbiamo tante donne da premiare. La prima è, oltre che essere presidente alla provincia di Caserta, dirigente scolastico oggi presso liceo Manzoni di Caserta, componente della commissione per la valutazione dei progetti relativi all'acquisto, alla trasformazione e all'adattamento dei sussidi didattici, e direttore e coordinatrice di corsi linguistici rivolti ai docenti, responsabile e coordinatrice di esami di certificazione in lingue straniere, impegnata in attività socioculturali e sportive attraverso gruppi di volontariato e attraverso associazioni come il Rotary Club e associazioni varie. E la dottoressa dedica ampio spazio ai rapporti tra scuola e famiglia. Insomma, un impegno a tutto tondo, profuso con passione e abnegazione da parte della dottoressa Adele Bairo. Buonasera, dottoressa, prenda pure il microfono. Allora, lei fa tantissime cose. Sì, ma non sono presidente della provincia di Caserta, però sono presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, quindi sono dirigente sindacale, presidente. Non si sente questo microfono, possiamo alzare il volume? È acceso? È acceso? Ok. Non sono il presidente della provincia di Caserta. Scusa, un augurio, la ringrazio. Sono presidente sindacale, sono il presidente dell'Associazione Maggioritaria di Categoria, ANP, Associazione Nazionale Dirigenti. Di tutte queste attività che svolge, qual è quella che le dà maggiore soddisfazione? Vabbè, naturalmente il mio lavoro. Io dirigo un grosso liceo, una grossa scommessa educativa che oggi rappresenta uno dei pochi casi in Italia di multiliceo aperto al territorio in maniera articolata, più di 90 consigli di classe, 2100 alunni, una bella squadra operosa, una realtà sul territorio. Questo naturalmente per me rappresenta un imperativo categorico, l'educazione delle giovani generazioni, il rapporto con il territorio è fondamentale. Ma sono cambiati i ragazzi nel tempo? In che cosa? Sono cambiati in maniera enorme, continuano a cambiare in maniera velocissima e ci troviamo di fronte ad una svolta epocale, soprattutto dopo il lockdown. Noi abbiamo la responsabilità delle giovani generazioni che vengono fuori dai 3 anni più difficili della storia, credo, del secolo. E se sono stati difficili per noi, pensi avere ragazzi che mancano dalla frequenza costante di uno spazio scuola, quindi della socialità, del libro in quanto tale, e che sono stati comunque tenuti su con una didattica a distanza che utilizza quei mezzi multimediali che qualche volta rappresentano per noi anche e soprattutto un nemico. È un mondo complesso, molto complesso. Certo. Oggi. Quali difficoltà incontra nello gestire un liceo?
quali sono le maggiori difficoltà oggi? Ma qui dovrebbe parlare il dirigente sindacale. La mia è una categoria in perenne agitazione, un periodo complicatissimo tra management, pure educazione e didattica, quindi dobbiamo essere manager, dobbiamo essere educatori, dobbiamo essere formatori, avere una responsabilità di tutte le risorse che governiamo, non ultimo il rapporto con il territorio, non ultima una grossa affluenza di fondi. Adesso con il PNRR andremo a sperimentare, che è un grosso bagaglio, avere la responsabilità di governare i sistemi a vantaggio delle giovani generazioni del territorio, ripeto, in un momento come questo rappresenta una difficoltà consistente, perché questo è un periodo particolare e la scuola deve camminare al passo con i tempi, quindi significa mettersi in gioco continuamente, studiando, innovando quanto si può, ma tenendo i piedi ben saldi nelle nostre tradizioni culturali, perché le radici sono fondamentali. Assolutamente. Chiamiamo qui l'assessore Rossella Lauro. Che premierà la dottoressa Adele Vairo. Salve. Un piacere. E complimenti. Grazie. Prego, assessore. Questo credo di doverlo posare. Grazie. Ecco, passiamo ad un'altra donna, non ha potuto essere presente per motivi di salute, Antonietta Tuccillo. L'uncinetto, l'arte dell'uncinetto, anche conosciuto come crochet, è un'arte antica di meditazione e di attenzione, e per Antonietta Tuccillo è la sua isola felice. Quando la malattia ha preso piede nella sua vita, l'uncinetto è diventato il suo rifugio, dove attraverso la creazione di armonie, di linee e colori, pratica appunto l'arte dell'uncinetto, perché per lei è come sgranare tempo e spazio e sospenderli tra un punto e l'altro per creare un universo di stile, amore e dedizione. Ritira per lei il premio il vice sindaco del comune di Saviano, per Antonietta Tuccillo. Grazie, vuole dire qualcosa? Niente, innanzitutto buonasera a tutti voi, ringrazio Tonia Tuccillo per aver voluto l'amministrazione Simonelli qui. In questo momento il sindaco è assente per impegni istituzionali, porto i suoi saluti a tutti voi, ringrazio per l'eccellente accoglienza la Rosaria Cantagallo e auguro a tutti voi una buona serata, grazie. Grazie, ci saluti Antonietta, grazie. Bene, ora è la volta di un'altra donna di spessore, presidente nazionale dell'Associazione Giuriste Italiane, che rappresenta dal 1930 la più antica ed unica associazione al femminile a tutela della donna. Vicepresidente mondiale della Federazione delle Giuriste, grazie al suo libro Il dolo nel matrimonio canonico, è stato introdotto nel nuovo codice di diritto canonico la nullità matrimoniale per dolo, che va a protezione della donna per inganno verso la donna da parte del marito in caso di nullità matrimoniale. È sua la proposta legislativa tutela della maternità per il lavoro autonomo delle donne, divenuta legge nel 1991. Ha difeso e sostenuto le donne con proposte legislative nelle conferenze di varie associazioni, ricevendo riconoscimenti vari, come lo Zonta nel 2019, con cerimonia internazionale per il suo sempre presente impegno nel miglioramento della condizione della donna sin dal 1978. È stata la prima donna a fare parte dell'organismo unitario dell'avvocatura. Chiamiamo qui con noi la dottoressa Anna Larana Denardo. Prego, dottoressa. Complimenti. Quasi non volevo venire, no. Però il tutto, no, perché domani devo stare a Roma,
per la riforma della Costituzione, quindi mi chiamano super impegnato. Nasco professore universitario di diritto canonico ecclesiastico, ma mi sono molto impegnato sui superi principi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. E poiché in questo momento si sta parlando della nuova riforma della Costituzione, domani un alto contesto di senatori, deputati vogliono anche me e io parlerò. E allora, prossima ad andarci sempre a tutela delle donne? Sì, sì. Poi faccio parte del comitato della Commissione Nazionale per Opportunità. Quando ho detto ma finiamolo di piangere con le donne, portiamo le donne a usare le materie STEM dell'alta tecnologia. Con le materie STEM guarda che si supera tutto. Il discorso è molto lungo, il tempo molto è breve, ampio, non sì. Siamo così. Ma cosa è che l'ha spinta ad agire sempre a tutela del mondo femminile? Senti, lo dicevo stamattina, non ci potete credere, stavo a secondo liceo. Non c'era il divorzio allora e io dissi io difenderò le donne, devo diventare avvocato della Chiesa, non sapevo Sacra Romana Rota e avevo appena 16 anni e no. Così da allora è cominciato e poi venne fuori il moto proprio di Paolo VI, perché prima le donne non erano ammesse al tribunale ecclesiastico, venne fuori il moto proprio di Paolo VI, io ero la prima donna, è inutile dire che mi guardavano proprio male. Monsignor Boncompagno stava a Piazza della Cancelleria a Roma e poiché si parlava di impotenza con un degenerante all'epoca noi donne non eravamo preparate, poi dopo c'è stato un... e non capivo niente in latino, dovevo difendere le cause e dissi ma c'è qualche altra ragazza, per fortuna è solo lei, per fortuna io me lo sono uscito di capire tutto la c'era più tempi. E però dopo cosa è successo? Che tutte le mie alunne all'università diritto canonico ecclesiastico si sono iscritte tutte ai tribunali ecclesiastici, quando adesso c'è l'inaugurazione del tribunale ecclesiastico qui a Napoli, largo Domenico, la strada stanno tutte donne altrettanto lo spinato nell'OVA, l'organismo unitario dell'avvocatura, ero l'unica donna, a verità. Io tremavo perché stavo solo io, stavamo a via Renula a Roma e ero emozionata. Poi il discorso è lungo, insomma dice ma che cosa è l'OVA? Questi avvocati, colleghi, se guardavano in faccia non sapevano che era l'OVA. Scusate, a far parte degli ordini, ognuno fa parte del proprio ordine, dei medici, ma l'OVA è l'organo di rappresentanza politica dell'avvocatura. Vai sul, sta quello che ho detto io. Questi sono i passaggi. E poi mi piace dire una cosa, a proposito del dolo, poi i consultori ufficio legislativo del Papa mi hanno invitato a far parte dell'ufficio legislativo del Papa. Dice, noi abbiamo bisogno di lei. Ma io ho detto, sono troppe cose. Sono tante soddisfazioni. E poi dopo, ancora, al secondo anno di rota, mi propose di diventare avvocato dei santi e dovevo difendere Santa Maria Goretti e io dissi allora le dico io andiamo avanti, ma mi piace dire un'altra cosa per far capire le donne come possono spaziare con la propria intelligenza. Ho fatto un pullman a Capri, un nuovo tipo di pullman, i pullman come anche Procida, il sindaco con le sa qualcosa, ecco la vedo lì, porti i miei saluti, lei conosce bene me, soprattutto mio marito. I pullman sono piccoli, procite come Capri, sono 5,60 di lunghezza e 2,20 di larghezza. Allora, quando, questo ve lo dico perché vi appartiene questo discorso, quando a un certo punto l'Europa ha detto no, ma il disabile deve avere la stessa dignità, mentre prima il disabile lo sopigliava da dietro e se lo riportava avanti, i vecchi sistemi, cioè non è possibile, bisogna fare entrare il disabile normalmente, allora tu fai entrare il disabile, 1,30 la carrozzella, 80 di qua, non è possibile. E allora noi eravamo avvediti perché si apriva lo sportello, ma si apriva di 10 centimetri andava a finire in faccia a qualcuno che passava. Io ero demoralizzato, però la comunità europea pretendeva. Alle 2 di notte mi viene l'invenzione. L'invenzione è stata attuata e il Ministero delle Infrastrutture, ho fatto i pullman, e mi ha chiamato il vendore, c'è una pergamena su invenzione. Lei ha intrapreso ingegneri, questi pullman li faremo adottare anche a Capri, adesso ne ho ordinati due, però
e ho detto però gli pigli il mio mi deve pagare perché scusate l'invenzione è mia, è così. Il brevetto l'ha depositato? Sì sì, no, ho avuto, non sono depositato, ma ho avuto il riconoscimento del ministro dell'infrastruttura. Sono inventore di ingegneria, non so niente, ma l'intelligenza delle donne può arrivare a voi. Cosa abbia a noi donne? Andare avanti, stare vicino agli uomini, incominciare la mattina a dare la pilloletta perché loro se la scordano. Ma parliamo di situazioni un po' al limite. No, ma che limite? No. Perché lei è giornaliere, scusa. Noi cioè, fa un quadro della situazione terribile. No, ma noi dobbiamo sopportare, perché poi in ogni famiglia c'è una violenza psicologica. Ah, quello sicuro. Che fa paura. Tanto per dire, mio marito è un eccellente, l'ultima, io sono l'amministratore della funicolare di Capri, con i sindacati, cosa, guardate che prima tiene. Domani, perciò non so qua, devo andare perché domattina devo stare a Roma. Passiamo alla premiazione, chiamiamo qui con noi l'assessore Leonardo Costagliola, che non c'è, e allora chiamiamo l'assessore Antonio Carannante. Sapevo che c'era perché l'ho visto prima. Assessore, piacere di conoscerla. Foto diritto. Assessore di Procida. Complimenti. Noi vi dobbiamo rafforzare perché avete bisogno di noi ormai. Dobbiamo stare vicino a voi. Sì, ma voi ci sostenete. Però la violenza psicologica ti abbassa. Mio marito ogni volta dice, mo faccio 80 anni, tra poco muore. No, non è. Così parlo liberamente. Ma tu mi sei per la mia parte, faccio. Assessore, grazie. Grazie a lei. E grazie alla mia amica che è eccezionale, veramente. Io credevo che era brava, ma non immagino, è una donna, è inutile dire. Scusate. Rosaria Cantagallo dalle mille risorse. Ma era meglio, ma non me l'aspettavo. Io quasi non volevo venire. E invece sei brava, complimenti, lo dico ufficialmente. Grazie assessore. E voglio ringraziare per questa targa magnifica, perché è bellissima, complimenti. È la storia, il capo di mondo è la storia della nostra cultura, grazie. Grazie alla dottoressa Anna Larana, grazie. Guarda, sono professore avvocato, mi chiama dottore. Perché professoressa, come preferisce. E così è. Perché le mie alunne, quando si laureavano, dottoressa, dottoressa, un giorno dopo, sa cosa succedeva? Che l'avvocata metteva la mano sulla spalla per farla passare per segretaria. E invece il ragazzo appena laureato, avvocato. Ecco, da qui inizia la storia. Ognuno col proprio titolo. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, non vi rubo tempo. Grazie. Allora, è la volta di un'altra donna, dirigente scolastica presso l'Istituto Superiore Caracciolo da Procida, tra le prime donne ad aver assunto la direzione della scuola nautica, nata con l'obiettivo di formare personale qualificato da impiegare nelle attività marinare. L'Istituto Nautico compie ben 190 anni. Con passione e grande professionalità ha gestito l'istituto battendosi contro ogni tentativo di essere sradicato dal suo rapporto viscerale col mare, ma al tempo stesso ampliando l'offerta formativa del territorio. Oggi l'istituto infatti ha diversi indirizzi scolastici, tra studenti, docenti, personale ATA, collaboratori. Sono ben 500 le unità che la professoressa Maria Saletta Longobardo dirige. Grazie alle sue capacità di ascolto, alla sua disponibilità al dialogo, la sua capacità di trovare la soluzione al problema e di saper creare percorsi alternativi. Benvenuta, dottoressa. Grazie. Io ringrazio innanzitutto Rosaria e tutti gli organizzatori per questo premio. Ed è un premio che per me parte da lontano. Sì, lei ha avuto un papà? Io ho il papà marittimo e con me, insomma, la sua storia mi ha aiutato per la gestione del nautico, ma ho tanta esperienza nella scuola. Sono ben 37 anni di scuola, di cui 27 come preside, quindi ho vissuto tutta una serie di riforme subite, condivise,
tagli agli organici, tagli alle classi, accorpamenti, parole che, come dire, si sono evolute per la qualificazione del curriculum, quindi siamo passati da obiettivi, finalità, abilità, conoscenze, competenze, UDAP, CUP, profili e ancora l'evoluzione degli strumenti dal piano dell'insegnante alla programmazione didattica, educativa. Digitale. Ci arrivo, non vorrei fare i 37 anni velocemente, ma ci arrivo. Poi siamo passati al POF, le varie sigle, POF, RAV, rendicontazione, di insetticidi, quindi tutta una serie di parole e di concetti che ci hanno portato oggi al PNR, dove ci chiedono, e lo diceva prima la mia collega, un corposo investimento sulla formazione tecnologica rivolta ai docenti e ai nostri alunni. Perché cosa? Per affrontare le professioni tecnologiche del futuro che, ahimè, non riusciamo ancora a immaginare, vista la velocità dei cambiamenti e l'evoluzione dell'economia, del mondo e della società. Allora, in tutto questo peregrinare tra riforme e paroloni, io ho le mie parole che preferisco, che porto avanti, che mi piacciono. La mia prima parola è l'incontro, perché secondo me l'apprendimento è un incontro felice con una persona, con i contenuti che ti possono... Che sa trasmettere l'amore per quella cosa. La seconda parola è rispetto per la diversità, rispetto per l'autenticità. E l'ultima parola, a me carissima, è la scelta. La scelta, perché faccio mia la distinzione di Valeria, di Chiara Valerio, quando lei parla di istruzione come un processo orizzontale e culturale, mentre quando parla di cultura parla di un processo individuale e personale. Perché la cultura si sceglie. E allora, dopo aver, come dire, gestito i vari ordini scolastici, dalla materna alle superiori, io mi sono innamorata di questo fatto, della scelta. Cioè, tutte le scuole hanno un comune denominatore, che è proprio in quel processo di apprendimento che deve dare ad ogni studente, ogni studentessa, la forza, l'autenticità di fare la propria scelta, di riconoscere e riconoscersi. E guardate che la scelta è un processo difficile, la scelta è razionale, ma insieme emotiva, sentimentale, giuridica, culturale. Comporta anche una certa maturità. Maturità, irrazionalità. E allora, personalmente, io curo molto questo momento della scelta in una comunità educante che cerco sempre di invitare al confronto, alla ricerca. Perché? Perché noi adulti di riferimento, e quando dico adulto di riferimento parlo delle istituzioni, parlo degli stakeholders che sempre chiedono alla scuola, parlo dei docenti, del personale ATA, di me stessa, perché noi dobbiamo essere bravi ad accompagnare questi ragazzi, a prenderli per mano per permettere loro la scelta del loro futuro in un momento così disorientante. È complicato. Cosa augura ai suoi allievi? Ai miei allievi auguro sempre la gioia della scoperta, la curiosità, e come dire, la gioia di salutarmi sempre, anche quando diventano grandi. Lo posso fare perché l'isola è piccola e quindi questo succede. Allora, chiamiamo qui il sindaco, dottor Raimondo Ambrosino. Che onore! Il mio di onore. Ciao Stefania, grazie a Rosaria per questa bella iniziativa. È un onore premiare la preside, una delle persone con la quale stabilmente si collabora, chiaramente, e volevo sottolineare quello che lei ha detto a proposito della scelta, perché la dimostrazione del suo buon lavoro è che la scuola di Procida viene scelta da tanti ragazzi che vengono anche da
comuni diversi dall'isola di Procida, tanti ischitani, tanti dalla terraferma che hanno varie alternative, ma scelgono il nostro istituto superiore, il nautico, che è blasonato in modo particolare. Questo è un motivo di orgoglio in più per festeggiare tutti quanti insieme con una grande festa i 190 anni dell'istituto nautico. Grazie alla preside Longobardi, è un gran piacere che sia lei al timone dell'istituzione adesso che si compiono 190 anni. Grazie. Grazie ancora, grazie sindaco. Grazie. Bene, ora questo premio vuole dare spazio a degli argomenti delicati. Uno di questi è l'autismo. L'autismo è un disturbo del neurosviluppo di cui ancora si parla troppo poco, che compromette l'interazione sociale, la comunicazione verbale e non verbale e lo svolgimento di una vita normale, lasciatemi passare il termine. Almeno 78 milioni di persone nel mondo vivono nello spettro dell'autismo. Si presenta in varie forme di intensità e forse pochi sanno che molti personaggi famosi soffrivano di disturbi dello spettro autistico, come Albert Einstein, e come Mozart, Glenn Gould nella musica, come nell'arte Michelangelo, Andy Warhol, come nella letteratura Emily Dickinson e James Joyce. Tutti loro avevano la sindrome di Asperger e hanno imparato a convivere con questo disturbo autistico trasformando praticamente il loro modo atipico di vedere il mondo, le cose, in qualcosa di straordinario. La scienza sta facendo grandi passi nel riconoscere e affrontare le problematiche delle persone autistiche, ma è importantissimo sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica e per poter trovare e affrontare insieme delle soluzioni e affrontare nel migliore dei modi i problemi delle persone che soffrono di questo disturbo. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Nicolò Botta, Carlo Scotto di Santolo e Vito. Sono accompagnati da Anna Rita Ruggeri, mamma di Nicolò, fondatrice dell'associazione Io Sono Nicolò, da Francesca Mira dell'associazione Genitori Autistici di Ischia e da Giovanni Minucci dell'associazione Il Tulipano. Carlo, giusto? Sì, prego. Prego, prego, usa questo qui. Carlo è prossimo alla laurea. Sì. Vuoi raccontarci qualcosa? Sono prossimo alla laurea. In storia? In storia. Mi sto laureando in storia. Rivolgiti al pubblico così ti possono guardare in storia. Sono al terzo anno, mi mancano gli ultimi due esami alla laurea, che sono storia contemporanea 2 e linguistica italiana. Dopo questi due esami dovrò preparare la tesi. Quindi si capisce che con l'autismo si possono fare tante cose, non è un tabù, non è un ostacolo. Sei di esempio. E io ho avuto questo premio perché ho fatto diverse cose, non solo ho studiato all'università, ma ho fatto le guide, poi soprattutto ho fatto delle lezioni a scuola media. Sei stato supportato da un team, da un professore, da un'equipe? Ho fatto delle lezioni a scuola media e diciamo poi ho iniziato a lavorare, a fare volontariato nel museo e nel museo ho trovato un'associazione che si chiama Tulipano Lab. Questa associazione che si chiama Tulipano Lab mi ha fatto fare diverse cose nel museo, tra cui, insomma, è un'associazione che mi aiuterà a lavorare nel museo, diciamo, perché io vorrei lavorare nel museo, anche se sono autistico, riesco a fare tante cose. Ma certo, ma da dove ti nasce questa passione per la storia? Allora, la storia ci aiuta a comprendere il passato, vicino al microfono. Comprendere il passato ci aiuta a non rifare gli stessi errori nel presente, quindi adesso speriamo. La storia è la cosa più importante, perché ci aiuta a non rifare gli stessi errori. Molto questo bella questa la considerazione, cosa... davvero. Grazie, grazie a Carlo Scotto di Santolo. E ora parliamo con Anna Rita Ruggeri, prego, mamma di Nicolò, prego, questo è il microfono. Buonasera, lui voleva salutare tutti.
Allora, buonasera a tutti, sono felice di essere qua, ci vediamo l'anno prossimo. Insomma, ho preso già l'impegno per il prossimo anno. Sì, naturalmente ringrazio Rosaria e tutti quanti voi, veramente un onore essere qui. Noi siamo di poche parole perché poi lo spazio lo lasciamo a loro. Noi genitori ci formiamo, siamo, come dire, educatori, educanti, proprio la nostra vita è in virtù per loro, al di là delle associazioni che servono per unirci e per sensibilizzare sul territorio, il nostro esempio sono proprio loro, che tramite apprendimento per scoperte, laboratori esperienziali, riescono a godere delle piccole gioie della vita, perché anche una semplice pizza in una pizzeria c'ha tutta una progettualità alle spalle. Possono prendere oggi la nave, domani l'aereo, Nicolò è andato in elicottero, sempre con dei progetti, con una progettualità che voi vedete oggi, ma noi lavoriamo da mesi, mesi e anni. Sono 7 anni che noi facciamo terapia riabilitativa ABA, compattiamo nelle scuole, nelle ASL, nelle istituzioni, però ringraziamo chiunque ci possa aiutare. E grazie ancora a Rosaria Cantagallo, a tutti quanti voi, e un abbraccio corale a tutti. Grazie. Diamo la parola a Giovanni Minucci, prego. Solo per ringraziarvi di questo momento così importante per Carlo, la sua famiglia e per tutti quanti noi di Tulipano Lab e delle altre associazioni qui presenti, perché non è così comune parlare di inclusione, di luoghi che accolgono in maniera consapevole e responsabile i nostri ragazzi. Il progetto Tulipano Lab nasce proprio qui, a Procida, nell'ambito di Procida Capitale della Cultura 2020, dove l'anno scorso abbiamo partecipato al tavolo di lavoro Tutti per Tutti, e grazie a loro si è proposto questo progetto di rendere i luoghi della cultura e dei musei luoghi accessibili ed inclusivi. Inclusivi dove si intende per inclusione non soltanto la possibilità della fruizione dei contenuti dei musei, ma anche la possibilità che i nostri ragazzi li adottino. Quindi il progetto di Carlo è quello, che possa diventare una guida narrante del proprio territorio. Molto bella questa cosa. Complimenti. Grazie. Congratulazioni per l'impegno. E la signora Francesca Mira dell'Associazione Genitori Autistici di Ischia. Buonasera a tutti, io sono una socia fondatrice dell'associazione di Ischia, non mi vedete qui con mio figlio perché diciamo siamo abituati, ecco, come hai detto tu, a parlare di autismi ad alto funzionamento come Einstein, eccetera, eccetera. Ci sono anche autismi a basso funzionamento. Diciamo che noi con l'associazione di Ischia non ci occupiamo solo di quelli ad alti, ma anche di quelli a basso funzionamento, quindi io sono qui per dare voce. Spieghiamo anche meglio cosa, esatto, voglia questo dire alto funzionamento e basso funzionamento. Alto funzionamento, come hai detto, diciamo di Asperger, tipo come Carlo. Io invece sono per dare voce a chi non ha voce, quindi mio figlio non è verbale, tanti non sono verbali. Questo però non vuol dire che loro non abbiano delle capacità. E quindi noi con l'associazione stiamo combattendo da tanti anni, abbiamo aperto un centro che si chiama L'Isola che non c'è, ed era un locale, un appartamento, ecco, in riva al mare, che è stato sequestrato alla mafia, e abbiamo aperto un centro per i piccini e un diurno per i più grandi, dove facciamo musicoterapia, arteterapia, facciamo bomboniere solidali, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo che noi genitori di ragazzi e bimbi a basso funzionamento dobbiamo lavorare di più, però non abbiamo perso la speranza di un futuro per i nostri ragazzi. Non bisogna mai perderla, no, la speranza. No. Quindi voglio dire, noi per esempio per togliere un pannolino ci ho messo 10 anni, voglio dire, uno ad alto funzionamento ci mette 3 mesi, però non ci arrendiamo, l'importante è andare avanti. Bene, allora chiamo di nuovo il sindaco, dottor, eccolo qui, sempre alle nostre spalle, ci protegge. Sindaco di Procida che premia i 3 ragazzi. Prendilo tu, Carlo. Su. Ah, questo è il mio? No, non è tuo. Okay. Già ce l'abbiamo data a lui. Premia all'associazione. Premiamo le 2 associazioni, l'associazione del Tulipano, l'associazione genitori di Ischia. I genitori di Ischia. Perfetto. Anna Rita, vuoi fare una cosa? Sì, Anna Rita. Manca Anna Rita. Va bene, non fa niente. Vieni amore, aspetta, c'è il microfono. Va. Grazie a voi tutti. Buon lavoro.
E ora passiamo ad un altro argomento molto delicato, parliamo di violenza sulle donne, che è un problema drammaticamente presente ed in crescita sempre più preoccupante, che va combattuto in maniera radicale con delle leggi più adeguate che non mettano poi libertà dei criminali pericolosi dopo poco tempo. Le donne vanno difese dallo Stato e con l'aiuto delle donne stesse e degli uomini che devono collaborare tra loro per evitare che si compia questo scempio. E, abbiamo qui la testimone e purtroppo protagonista di una storia estremamente drammatica di violenza sulla donna che si è consumata nell'ambito familiare, che ahimè è un ambito molto comune in questi episodi di violenza. E quindi invitiamo qui con noi Filomena Lamberti. Filomena Lamberti, che ringraziamo di cuore per aver accettato il nostro invito e per aver trasformato quella che è stata la sua esperienza dolorosissima in qualcosa che riesce poi a sensibilizzare l'opinione pubblica, perché è entrata a far parte di un'associazione Spazio Donna che aiuta le donne vittime di violenza. Prendiamo il microfono, Filomena. Vuoi che legga io qualcosa della tua storia? Vuoi raccontarla tu? No, dai. Filomena nasce a Cava dei Tirreni e nel 1980 si sposa e ha 3 figli. Gestisce col marito delle attività, ma a causa del carattere aggressivo e litigioso di questi, la sua vita coniugale è un inferno. Quando nel 2012 chiede al marito la separazione, la notte viene cosparsa di acido sulla testa, sul volto, sulle braccia, sulle gambe, riportando gravissime lesioni. Viene trasferita al Cardarelli, dove tra la vita e la morte viene sottoposta ai primi 7 dolorosissimi interventi. Poi ancora una 30 e poi ancora dovrà sottoporsi ad altri. Il processo penale si conclude con una condanna di soli 1 anno e 6 mesi di reclusione, di cui sconta solo 1 anno e 3 mesi, una cosa vergognosa. Una pena irrisoria. Filomena non è mai stata ascoltata né dal PM né dalla sua avvocata. Inizia il procedimento civile, dove le viene riconosciuto un assegno mensile di mantenimento, assegno mai versato dall'ex marito. Nel 2014 Filomena viene a conoscenza dell'associazione Spazio Donna e chiede di poter testimoniare per aiutare altre donne a non fare gli stessi errori e a ribellarsi ai primi segni di violenza. Nel 2017 la storia di Filomena diventa un libro, Un'altra vita, nel quale, oltre alla sua storia, ci sono anche le riflessioni e gli scritti di tante amiche dello Spazio Donna. Il libro è giunto alla 4ª edizione. Organizzatrice, faccia silenzio, sennò qui non riusciamo a parlare. È giunto alla 4ª edizione e i suoi introiti sono devoluti a Filomena e alle tante donne vittime di violenza che si rivolgono a Spazio Donna. Filomena, come ha fatto ad essere così forte e andare avanti a superare tutto quello che ha subito? È la prima cosa che ci viene in mente di chiederci, noi donne soprattutto. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Rosaria per l'invito. La forza è quella forza che io, anche durante i 30 anni di violenza, avevo dentro di me, nel senso che sopportavo, soffrivo, ma sempre dicevo tra me e me: un giorno verrà il giorno che io mi libero di questa persona. E purtroppo, quando è arrivato quel giorno, ho pagato cara. È troppo tardi, fino a un certo punto, perché comunque ce l'ha fatta. Sì, sì, però, anche perché stato... poi, come tutti gli uomini, una volta che loro hanno, diciamo, vogliono commettere quest'atto, no? Non ti danno modo di farti capire. A sorpresa. Esatto. No, loro sono molto acconsenziente quando tu dici mi voglio separare, come lo fu anche mio ex marito, però ovviamente non mi fece capire da lì a poche ore cosa mi avrebbe fatto. Infatti erano le 4 del mattino quando lui, al mio ennesimo
rifiuto di tornare con lui quando venne vicino al letto con questa bottiglia d'acido solforico e mi girò e le due sue ultime parole furono proprio perché te rung, proprio a dire questa è la mia punizione perché tu mi vuoi lasciare. Ovviamente anche quando arrivai al centro clandestinati del Cardarelli il mio primo pensiero fu proprio quello, finalmente me ne sono liberata. Ovviamente non sospettavo, non pensavo il danno che mi avevo procurato quell'acido. Però nonostante tutto sono andata avanti perché il suo intento era proprio sfigurarmi. Un grande applauso per questa grande donna. Chiamiamo anche l'avvocato, sì, Adele, grazie. De Notaris. Invitiamo qui l'avvocato Adele De Notaris, grazie. Abbiamo anche un altro microfono. Prego. Credo sia già aperto, provi. Sì. Sì, perfetto. Cosa ci vuole dire, avvocato, a proposito di questa storia terribile? Niente, volevo solo che è comune a tante altre donne. Sì, è comune a tante altre donne e volevo soltanto farvi una preghiera. Mi potete chiamare avvocata? Perché è importante secondo me anche declinare i titoli al femminile, perché oggi ci sono più avvocate che avvocati, però noi continuiamo a definirci avvocato e non va bene così. Per quanto riguarda Filomena, l'eccezionalità di Filomena è che Filomena il marito non è riuscito a quello che voleva fare, cioè a chiuderla in casa. Filomena da quel momento si è sentita ed è diventata una donna libera, cosa che non è mai stata per 50 anni, e Filomena ha fatto una richiesta alla nostra associazione, che è una richiesta molto inusuale, quella di testimoniare, cioè lei ci ha chiesto di testimoniare per aiutare le altre donne a non fare i suoi errori. Sì. E questo è un fatto eccezionale, perché io tra le mie attività sono una delle operatrici del centro antiviolenza Linea Rosa, che gestisce Spazio Donna, e vi assicuro che nel momento in cui una donna esce dalla spirale della violenza non ha che un desiderio, quello di buttarsela alle spalle. E quindi diciamo l'eccezionalità di Filomena è questa. Noi stiamo girando con lei, con il nostro libro, un'altra che non a caso si intitola Un'altra vita, esatto. Perché quella di Filomena oggi è un'altra vita. Stiamo girando l'Italia, siamo andati in centinaia di scuole per parlare con i ragazzi, perché la violenza, sì, sono importanti le leggi, sono importanti le pene, però è importante cambiare la testa, cambiare la cultura, perché sennò la violenza non ne usciamo, ve lo assicuro, perché oggi ci sono delle leggi molto più pregnanti rispetto a quelle quando è successo a Filomena, però la violenza comunque esiste ed è una piaga. Ed è in continua crescita, oltretutto. Sì, è in continua crescita e tra l'altro con... Io sentendo le donne con le quali entro in contatto sono sempre le stesse dinamiche, le stesse storie, e cioè sembra che anche tutto io... L'ultimo appuntamento e poi lì il colpo finale. Allora, io sono una donna che nella sua vita ha fatto un grosso percorso di emancipazione, però ciò nonostante mi sono resa conto che la società è andata indietro e le donne sono andate indietro, quindi è importante che andiamo avanti. E vi chiedo un'ultima cosa di aiutare Filomena ed aiutare anche il nostro centro antiviolenza, come tanti altri centri, acquistando il nostro libro, dove c'è la storia di Filomena e dove c'è anche il contributo di tante donne ed uomini, perché la cultura si cambia anche con gli uomini, chiaramente. Di tante donne e uomini, che è una riflessione sulla violenza. C'è anche una riflessione del Papa, al quale abbiamo mandato, Papa Francesco, abbiamo mandato il nostro libro, e che ha risposto, ha scritto una lettera molto toccante a Filomena. Vi chiedo per Filomena e per le altre donne vittime di violenza un piccolo contributo. Grazie.
Grazie. Allora chiamiamo a premiare l'assessore Leonardo Castagliola. Scusate, ma devo mettere in ordine i fogli, sennò insomma l'ordine non si può più rispettare. Mi scusate. Mi sono permessa di intervenire perché stamattina ho presenziato e rappresentato il comune alla presentazione del libro di Filomena ed è veramente con grande piacere che le diamo questo riconoscimento che va a lei e soprattutto al suo coraggio, al coraggio di raccontare, di metterci la faccia nonostante tutto. Grazie. Sì. Ecco, prego. Ringraziamo Filomena, l'avvocata Adele De Notaris e la signora di cui mi scusi non ho sentito il nome. Carabellese, Matilde Carabellese. Benissimo, grazie, perché ero lì a raccogliere i fogli. Allora, da questi argomenti passiamo ora ad un premio che celebra l'arte, la musica nello specifico. È un musicista affermato, nativo di Torre del Greco, ha suonato in giro per il mondo, a Buenos Aires con l'esibizione del solo sax in Brasile, in locali di spicco come il Copacabana, l'Ipanema. Il suo repertorio spazia dalla musica classica napoletana agli standard jazz americani, passando per la musica leggera italiana ed internazionale. Un musicista senza frontiere è stato definito. In Europa, a Barcellona, Capri, a Ischia, in Costiera Amalfitana, crea con eleganza serate indimenticabili ed emozionanti, compositore di brani come Amore e Vento, composto per Whitney Houston, e Je t'aime e La Dama dagli Orecchini. Anche il maestro Beppe Vessicchio ha tessuto lodi per il nostro ospite, Giuseppe Spagnolo, detto Pepito. Eccolo qui. Prego Giuseppe, prenda pure il microfono. Grazie, buonasera a tutti. Per me veramente è un grande onore stare qui. Quando si riceve un premio durante la carriera, fino a quando ce la fai, è sempre bello, perché specialmente quando nella vita ti fai da solo senza ringraziare a nessuno, con la tua forza. Praticamente io vengo da Torre del Greco, sono della città di Torre del Greco, però lavoro molto in giro per l'Italia, specialmente a Sorrento. Ho girato molto il mondo, lavoravo sulle navi di crociera, ho conosciuto molti personaggi e, stanco di girare il mondo, mi creai un nuovo modo di suonare. Di fare musica. Che poi piacque tantissimo a un impresario, l'ho cantato stamattina durante l'intervista, il sax barro, il sax da posticcia. Avevo una collezione di basi, allora uscì della Ricordi, suono con tutta l'orchestra, erano delle cassette con dei brani internazionali e io ebbi l'idea di mettere queste cassette e suonare da solo senza avere bisogno dell'orchestra. Stanco, come ho detto poc'anzi, di girare il mondo, corsi l'occasione. Qual è stata la località, il luogo che insomma ti è rimasto nel cuore di tutti i posti dove hai girato? La Grecia. Perché? Ha un fascino magico in particolare. Specialmente di sera, quando incomincia a calare il sole, ci sono quelle case bianche, incominciano a diventare colorate, poi si sente quel profumo nell'aria. Certo. Mi è rimasto. C'è un musicista al quale agli inizi della carriera ti sei ispirato? Sì, Stanghez. E poi anche Fausto Papetti, perché grande nostro Fausto. Ho avuto anche l'onore di conoscerlo tramite un musicista di Ercolano che si chiamava Pasquale Sandino.
E quindi con questo modo di suonare il sax bar poi è diventato una moda che ha dato veramente lavoro a tanti musicisti. Grandi frutti. A tanti musicisti, perché poi sto suonando praticamente con la caduta delle orchestre, delle cerimonie, perché costava tanto, cominciò a uscire. E si creava l'atmosfera giusta per momenti indimenticabili. Cominciò a uscire la moda dalla tastiera con i ritmi. Sì, allora, sì, sì, ricordo, non... ricordo. Si chiamava una sola persona, non c'era bisogno. Facevo uso anch'io, mi ricordo. E quindi Sassofoni mi ha chiamato proprio poco a sua richiesta. E quindi poi con allora, questa... premia Giuseppe Spagnuolo in arte Pepito, il sindaco dottor Ambrosino. Grazie, grazie sindaco, grazie. Grazie. Volevo ringraziare a chi ha voluto la mia presenza, alla Rosaria Cantagallo. Ci siamo conosciuti veramente qualche anno, voluto veramente, è stato bello perché tanti anni fa ci sono stato per suonare così di passaggio, ma ritrovarmi dopo tanto tempo a ricevere un bel premio alla carriera, veramente emozionante. Una grande gratificazione. Quando ci sta una canzone della Mazzotti che proprio fa il mio caso, quando dice nella vita quanta salita, quanta strada, senza girarsi indietro e non voltarsi mai. Forza! Grazie a tutti! Grazie, viva la musica! Grazie. Può posare il microfono lì. E naturalmente parliamo non solo di musica jazz. Qui al premio Procida Premio alla Cultura parliamo anche di lirica. Anche la nostra ospite è assente per problemi di salute. Maria Dragoni nasce a Procida, ha studiato canto con Maria Olos e si è perfezionata con la duchessa Melina Pignatelli, Raffaele Passaro, Rachele Mori, Rodolfo Celletti e Gino Cigna. Numerose esperienze in RAI, riceve il premio speciale Maria Callas al concorso Vincenzo Bellini di Caltanissetta e nel 1983 vince il concorso Maria Callas della RAI con arie tratte dal Pirata e dalla Norma. Ha calcato le scene di numerosi teatri in tutto il mondo, come il San Carlo, la Scala, l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra, Royal Albert Hall, diretta da tanti, da grandi direttori come Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti e da registi di prestigio come Liliana Cavani, Mauro Bolognini, Marisa Fabbri. La sua voce è morbida, duttile, agile e secondo il critico Giorgio Gualezzi è il più grande soprano drammatico dallo stile misurato e aulico per vocalità e personalità interpretativa. Nel 2021 è stata pubblicata la sua biografia ufficiale Maria Dragoni, la sirena di Procida, raccontata da Alice Rechelli. Ritira il premio per Maria Dragoni la dottoressa Maria Capodanno. Dottoressa, se vuole dire qualcosa il microfono è lì. Facciamo una cosa, spostiamo quest'asta più al centro, altrimenti gli ospiti ogni volta devono prendere e ritornare avanti e indietro. Grazie. Eccola, l'organizzatrice è tutto fare. Prego. Mi è dispiaciuto non trovare oggi Maria, perché appunto per motivi di salute non è potuta venire, ma sono molto felice di prendere per lei il premio, perché Maria, procidana autentica, la mamma è una capodanno come la sottoscritta. E io l'ho vista crescere sia come persona e sia anche come artista. E ricordo sempre quella sera dell'83, quando attraverso la televisione noi seguivamo, diciamo, il concorso a cui lei partecipò e che vinse quello di Maria Callas. Successivamente ho avuto la possibilità di, in un altro evento, di incontrarmi con la Simionato, la quale, senza sapere niente, diciamo, della mia conoscenza con Maria, parlando, mi disse che lei aveva pianto, era la presidente di quel concorso, quando aveva sentito il canto del Pirata da Maria Dragoni. Perché aveva pianto? Perché le sembrava di avere avanti la Callas.
E quindi quando sentì questo suo, diciamo, giudizio sul dragone, timidamente dissi che io la conoscevo da piccola. E quindi ci fu un grande abbraccio fra di noi, diciamo tramite Maria. Quindi io sono molto felice di avere ricevere questo premio per lei e di consegnarglielo. Ce la saluta e grazie. Complimenti ancora. Grazie. Abbiamo un'altra donna da premiare. Dottoressa specializzata in microbiologia e virologia, è stata ricercatrice universitaria presso la Sapienza di Roma. Ha diretto il laboratorio di virologia dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani e il Dipartimento di Epidemiologia, Ricerca e Diagnostica Avanzate dello Spallanzani. Ora è docente, mannaggia sto vento, di biologia molecolare. Facciamo così. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università San Camillus International e membro del Consiglio Superiore di Sanità, ha una più che quarantennale esperienza nello studio dei virus e il gruppo diretto dalla dottoressa Capobianchi, tra i primi al mondo, ha isolato il virus SARS-CoV-2. Dai primi due pazienti arrivati in Italia all'inizio della pandemia. Per i meriti acquisiti nella lotta contro il coronavirus, il presidente Sergio Mattarella le ha conferito l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Autrice 590 articoli indicizzati e inserita nella lista di Top Italian Scientists, ha diretto e preso parte a progetti di ricerca nazionale ed internazionale. Dottoressa, quanta roba, quanta roba davvero. No, lo dico perché sono veramente orgogliosa di aver fatto delle cose per le quali, tra l'altro, alla fine della mia carriera sono arrivati tanti riconoscimenti, perché io sono in pensione dal 2021, un poco più di un anno dopo aver fatto quel periodo orribile ma nello stesso tempo entusiasmante dell'inizio della pandemia. E scusate, prima che vado più avanti devo ringraziare Rosaria che mi ha chiamato a questo premio, mi ha fatto tantissimo piacere. L'altra cosa che voglio dire importante è che io ogni volta che c'è qualcosa da fare, io vivo da quasi 50 anni a Roma. Sono stata gli anni della mia formazione liceale e universitaria a Napoli, poi sono andata a Roma per il lavoro e per un certo periodo c'è stato una specie di allontanamento per forza di cose, no, dalle mie origini, ma questa cosa che è capitata negli ultimi anni mi ha rinsaldato fortemente. Io ho sentito il tifo di Procida, sono stata orgogliosa di andare in giro dicendo che sono procidana, perché in fondo l'essere procidana, isolana, dello scoglio, mi ha dato alcune caratteristiche senza le quali non sarei riuscita a farmi spazio in un mondo che, diciamo la verità, è stato... Quali sono queste caratteristiche? La tenacia. È tipica degli isolani, dice? Assolutamente. Il credere in quello che si fa, prendere le cose sul serio, non scoraggiarsi e rapportarsi agli altri cercando di portarli sul nostro terreno. Questo sono caratteristiche un po' della donna in generale, ma a Procida sono particolarmente potenziate e soprattutto l'essere poi proiettata nella grande città. Io sono a 14 anni, sono andata a Napoli per fare il liceo. Ecco, questo è stato un altro momento che mi ha molto plasmato, perché mi sono trovata, io sono bassina, piccoletta, arrivata in ritardo perché col traghetto arrivata al primo giorno di lezione in ritardo, sono finita all'ultimo banco di un'aula grande con tante ragazze. E come si suol dire, gli ultimi saranno i primi. Allora, no, devo dire questa mia, mi sono cimentata, non mi sono scoraggiata, e questo vorrei dare come messaggio, che è importante vedere avanti, scegliere, è stato detto prima, la scelta è un momento importante,
e poi crederci, giocarsi la faccia con la propria esperienza e metterci tutto se stessi, tutta l'anima, tutta la passione possibile. Direi che è un messaggio che mi sento di voler dare con forza anche ai giovani. Io ho ripreso l'insegnamento dopo tanti anni che l'avevo smesso e mi dà una grandissima soddisfazione. Una soddisfazione, un piacere, perché a parte pensare che in questi anni le cose sono cambiate, ci sono stati tanti avanzamenti, quindi io studio continuamente, studio tutti i giorni, almeno un'ora al giorno, per aggiornarmi e per essere in grado di dare cose nuove agli studenti e di mettere cose nuove in quello che faccio, perché l'insegnamento non è l'unica cosa, però lo faccio perché secondo me noi grandi adulti, nel senso di adulti, più che adulti, non più giovani, diversamente giovani, diversamente giovani, giusto? Abbiamo una grande responsabilità di dare l'esempio e di far piacere ai ragazzi le cose in cui crediamo, perché se non glielo facciamo piacere, difficilmente ci verranno dietro. Quindi è un grande compito, una grande responsabilità. La didattica è importantissima. Assolutamente. Senta, sta lavorando a qualche ricerca in questo periodo? A parte l'insegnamento? Io non ho mai smesso di occuparmi dei virus emergenti. Ho iniziato a occuparmene all'inizio del 2000, quando sono andata allo Spallanzani, e abbiamo iniziato un cammino. Il cammino non è finito. Io adesso collaboro con un altro istituto di ricerca piccolino, col quale spero di rifare un altro po' di cammino, perché mi sento ancora in grado di lavorare, di dare, perché tra l'altro sono piena di entusiasmo, perché il lavoro che faccio mi piace e spero che si senta, immagino. Sicuramente i risultati ci sono stati. Allora, richiamiamo qui con noi il sindaco dottor Ambrosino. Col sindaco abbiamo condiviso i primi momenti di soddisfazione, già procita. Grazie Valeria. Grazie. Con mettere il microfono, l'organizzatrice ha allontanato troppo l'asta. Allora, ora abbiamo un uomo, dopo tante donne, c'è stato prima Giuseppe Spagnuolo, ora abbiamo la volta di un uomo entusiasta, animatore culturale da 21 anni e l'artefice di una realtà editoriale giovane e dinamica che ha lanciato grandi scrittori come Maurizio De Giovanni, con il suo primo romanzo Le lacrime del pagliaccio. Oggi è il gioco delle carte. Allora, ha pubblicato autori di spicco come Michele Prisco, Carla Fracci, Alda Merini, Andrea Esposito, e permette a vari esordienti di farsi conoscere nel panorama nazionale e non solo. Costruisce progetti editoriali e culturali negli USA, all'Istituto Italiano di Cultura e all'Istituto Dante Alighieri di New York. Accogliamo con un grande applauso il dottor Pietro Graus. Grazie per tutte queste belle parole. Vabbè, ma sono meritate. Veramente sono onorato di stare qua e grazie a Rosaria, veramente grazie di cuore. Che dire, è sempre un'emozione stare con voi qua a Procida, poi come diciamo si sente anche io isolano perché avendo casa ad Ischia, quindi questa spola tra Procida ed Ischia sono due isole meravigliose, quindi di me hai detto tutto tu, grazie di cuore. Volevo chiederti una cosa, come fai a riconoscere il talento in uno scrittore emergente o ecco, anche in uno scrittore non più giovane ma comunque che si appresta alla scrittura? Ma è un lavoro di squadra che facciamo giù, anzi ringrazio i miei collaboratori e questo premio lo dedico a loro, perché se non c'è loro non esistessero, veramente con il cuore fanno questo lavoro e quindi da là poi in base alle riunioni che facciamo ogni mercoledì in casa editrice esce sempre qualcosa come dire, di testo che arriva e puntiamo sui giovani cioè principalmente. Ok, grazie. Grazie a voi. Allora premia. Mi hai tolto il foglio. Chiamiamo di nuovo il sindaco Raimondo Ambrosino.
Grazie Sindaco, è un piacere essere premiato da lei, grazie a lei. Grazie a Pietro Graus. Andiamo avanti con gli uomini. Lui è un'eccellenza della sanità campana e non solo, specializzato in chirurgia generale e successivamente in chirurgia vascolare, dirigente medico di primo livello presso l'ospedale Rizzoli di Ischia dal 1992. Ha preso parte al primo trapianto di reni nel sud Italia presso l'ospedale Federico II di Napoli. Negli ultimi anni ha rivolto la sua attenzione ai trapianti di reni subottimali, eseguendo più di 500 trapianti di rene. Ha messo a punto una tecnica originale di prelievo split in situ ed è stato il primo a Napoli ad eseguire il doppio trapianto di rene nel 2009. È responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale centro trapianti di reni e chirurgia retroperitoneale della Federico II ed è basato alla cronaca ancora per un importantissimo intervento di rimozione di un tumore di addirittura 13 kg. Accogliamo il dottor Enzo D'Alessandro. Il microfono. Prego, dottore. Allora, ma come è stato possibile questo intervento davvero impegnativo, direi? Si rivolga alla... Sì. No, ma prima stavo girando in questo modo perché prima di ogni cosa voglio salutare Rosario come hanno fatto tutti. Però insieme a Rosario, visto che c'è anche il sindaco qua, voglio ringraziare quest'isola. Io sono napoletano, però quando uno viene a Procida, ho lavorato a Ischia, però voglio dire, Procida è un'isola che veramente merita. Grazie. Merita, ma fondamentalmente ci fa stare con una tranquillità, una serenità in questo giardino. Oggi è vero, un'oasi di pace. Bellissima. Poi qua ci sono illustri colleghi che sanno che cosa significa stare 5, 6, 7, 8 ore in sala operatoria. Poi invece vedere questa natura così incontaminata è una cosa bellissima. Io farei un applauso a Procida. Grazie dottore. Poi detto questo veniamo alla scienza. Sì, volevo appunto capire, ma la robotica e la chirurgia all'avanguardia, la laparoscopica eccetera, non hanno avuto un ruolo in questo intervento, immagino? No, allora innanzitutto diciamo questo, cioè questo intervento noi l'abbiamo fatto l'anno scorso più o meno. L'abbiamo fatto nel mese di giugno-luglio dell'anno scorso. Considerate che uscivamo dal Covid, 2-3 anni di Covid sono stati veramente micidiali, non solo per il Covid, ma fondamentalmente anche per le altre patologie, tant'è che sentite in televisione o sui giornali, leggete che le liste di attesa per visite o per interventi si sono allungate di 2-3 anni, sì. 4 anni. Non per un fatto di la persona che abbiamo operato, che ho operato per questa patologia, tra l'altro, non era una persona di un livello sociale molto basso, perché purtroppo lo dobbiamo dire molte volte, la sanità, anche se noi stiamo in un paese, dove la sanità è pubblica, ma veramente tanto pubblico in questa sanità non è che ce ne sta, a dire la verità. E quando più andiamo avanti... Questa è una grave carenza. Quando più andiamo avanti, peggio è, si sentono, di liste d'attesa lunghissime per queste cose. E questa persona che io ho operato era di un ceto sociale abbastanza, anche meglio, un insegnante, che però si è tenuta questa patologia, la quale patologia era una cosa, la signora era una signora di 55-56 anni, sembrava incinta più che di 9 mesi di un parto magari gemellare, e purtroppo si portava questa cosa avanti. Un poco ci ha detto perché negli ultimi 2 anni, anche perché poi è cresciuta abbastanza, e per cui è arrivata a questa situazione. La cosa che mi ha detto invece è interessantissima, sì. Il fatto della chirurgia. La chirurgia, naturalmente, io ormai ho mosso i primi passi 40 anni fa, quando nell'ospedale c'erano le suore, quando la mattina si vedeva la spazzetta con gli aghi e con le siringhe che si bollivano, e poi dopo si faceva la terapia ai pazienti. È cambiato tutto in 40 anni, e come è cambiato pure il modo di approcciare il paziente, fondamentalmente con la chirurgia laparoscopica.
no, tra le tante cose che ha detto, no, me l'abbiamo detto io, cioè ho fatto parte della mirabile scuola del mio maestro, il professore Mario Luigi Sant'Angelo, che ha portato a Napoli la chirurgia laparoscopica nel lontano 1991 e abbiamo fatto il primo intervento di chirurgia oncologica laparoscopica al Policlinico nel 1992. Detto questo, la chirurgia è andata avanti, c'è la robotica con la quale non vengono fatti interventi, per cui noi facciamo trapianti, il rene ormai viene prelevato con la chirurgia robotica per poi metterlo nella pancia di un'altra persona che lo deve ricevere. La laparoscopica è una chirurgia, però ci sono delle patologie che arrivano a un punto tale per cui normalmente non è più possibile ed è importante, per cui che i chirurghi che vengono formati oggi vengono formati anche fondamentalmente per la chirurgia tradizionale, perché comunque senza la chirurgia tradizionale non si va da nessuna parte. Delle eccellenze, diciamo così, tutte quelle che sono le metodiche che vengono, diciamo così, che si susseguono sulla scena chirurgica, sono importantissime, ma certamente è importante la preparazione del chirurgo generale, perché servirà sempre il chirurgo generale, cioè quello che apre la pancia, è quello che normalmente usa quello strumento che è il bisturi. Certo. Ok, ottima spiegazione. C'è la signora Narita Ruggeri che voleva intervenire, ha chiesto di intervenire. Sì, ci siamo visti i primi, sono la mamma di Nicolò. Io volevo ringraziare il dottore perché, parlando di sanità, ha citato quello che è il pubblico e il privato che noi cittadini viviamo quotidianamente. Io ringrazio tutti i sottoscrittori di una legge popolare d'iniziativa, appunto, che in 3 mesi abbiamo raccolto più di 12.000 firme cartacee proprio per portare all'attenzione della Regione Campania una proposta di legge, in quanto per i diversamente abili, per le patologie gravi, gravissime, invalidanti, erroneamente, magari distrattamente, avevano dimenticato un codice, perché noi purtroppo siamo dei codici, sì. Invece noi siamo persone. Infatti la mia associazione, che dal progetto sociale Io Sono Nicolò, non perché voglio portare all'attenzione mio figlio, ma perché poteva chiamarsi Andrea, Giovanni, Anna, perché dietro ogni bambino, ogni disabile, diversamente felice, io lo chiamo, ci sono le persone. E quindi arrivare noi popolo a raccogliere 12.000 firme per dire istituzioni, ascoltateci, veramente ringrazio di cuore ogni firma. Il dottore ha usato il bisturi, noi abbiamo usato una penna, e quindi ringraziamo il presidente Alaia della quinta commissione e tutti i consiglieri che ancora oggi stanno valutando, e speriamo che votino questa legge. Grazie, dottore, grazie a tutti ancora, grazie. Voglio solo aggiungere, giustamente come ha detto la signora, molte volte una penna può incidere più di un bisturi. Grazie, dottor Alessandro. Chiamiamo qui con noi la dottoressa Maria Capodanno, che premia il dottor Enzo D'Alessandro. La grande Maria ci lega sempre. Io sono felice di dare questo premio a Enzo. Nella sua prolusione prima ha fatto riferimento al maestro, il professore Mario Luigi Sant'Angelo, che poi è stato anche cittadino onorario di Procida, e facendo anche un'altra osservazione che io sentivo dallo stesso professor Sant'Angelo: sì, la laparoscopia è una cosa importante, ma è importante, diciamo, aprire la pancia, sempre alla vecchia maniera, che tante volte appunto avevamo occasione di parlare. Quindi premiare Enzo è un po' premiare la scuola di Sant'Angelo, e quindi è con questo spirito che, diciamo, do questo premio a Enzo. Grazie, grazie. Foto di rito. E ora è la volta di ricordare un grande attore, regista, sceneggiatore italiano, considerato uno dei maggiori interpreti del cinema italiano. Cominciò la sua carriera a teatro assieme agli amici
Lello Arena ed Enzo De Caro. Esordì nel cinema con Ricomincio da tre, che decretò il suo successo come attore e regista. Pensate, in una sala cinematografica a Roma il suo film rimase per ben 600 giorni. Ha interpretato 12 film, di cui 5 diretti da lui stesso. Ha ricevuto diversi riconoscimenti per la regia e la sua interpretazione con No grazie, Il caffè mi rende nervoso, Due Davide di Donatello, Tre nastri d'argento e Due globi d'oro. Con la sua seconda pellicola, Scusate il ritardo, esprime i dubbi e i timori dell'uomo rispetto all'amore e al rapporto difficile tra uomo e donna. Nel 1987 il Napoli vinse il primo scudetto e i tifosi in una strada esposero un grande striscione azzurro con la scritta Scusate il ritardo, parafrasando e rendendo quindi omaggio alla sua pellicola. E anche quest'anno i tifosi hanno affisso manifesti con uno dei titoli dei suoi film, Ricomincio da tre. Con Le vie del Signore sono finite vince il Nastro d'Argento alla migliore sceneggiatura. Ricordiamo anche Non ci resta che piangere con Roberto Benigni. Con Che ora è, insieme a Marcello Mastroianni, si aggiudicò la Coppa Volpi per la sua interpretazione maschile alla Mostra del Cinema di Venezia. Tra i film che scrisse, diresse ed interpretò, Pensavo fosse amore, invece era un calesse, in cui parla esclusivamente dell'amore, mette a nudo la sua interiorità. Famosa è anche la canzone scritta per lui da Pino Daniele, Quando, e altre collaborazioni tra i due amici portarono alla creazione di bellissime canzoni come Terra mia, Saglie Saglie o Sai come fa o core. Chiamiamo qui con noi la nipote di Massimo Troisi, la signora Elena Troisi. Benvenuta Elena, diamo un microfono, grazie. Grazie. Buonasera a tutti, grazie. Elena, vogliamo raccontare qualcosa di Massimo, della famiglia di Massimo, cose che solitamente non si chiedono mai? Allora, innanzitutto volevo ringraziare Rosaria, perché è squisita. È una persona che ci ha dato la possibilità di tornare un'altra volta a Procida, che è stato l'ultimo set di Massimo. Con il postino che lui... sono sicura, io sento ancora la sua anima qui. E poi camminando in queste strade, penso un po' tutti quanti, perché ti giri e vedi tutte le cose. Oltre è rimasto nel cuore, che Massimo vediamo c'è sempre per noi. Gli striscioni adesso per il Napoli, qua invece vediamo tutte le sue foto, io sono incantata, non so veramente che dire. Sono molto emozionata in questo momento, poi aspettando un bambino sono ancora più emozionata. Della sua famiglia io che posso dire, sono stata fortunata perché la mia famiglia è fantastica. In questo momento c'è anche mia zia, che è la sorella di zio Massimo, e zia che Patrizia. Vogliamo chiamare? Patrizia? Sono persone squisite e abbiamo avuto la fortuna di io ho avuto la fortuna di avere uno zio come tutti gli altri miei cugini, e anche oggi, ancora dopo 30 anni, ci dà la possibilità di stare qui, di ricevere un premio, e se doveva esserci lui doveroso. Sicuramente. Eccola, purtroppo. Benvenuta. Abbiamo un altro microfono anche per la sorella di Massimo. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie Rosaria. Veramente c'è una grande emozione, molta. Ha ragione, sì, si respira davvero. Sì, c'è un'emozione perché proprio in questo periodo, proprio a maggio, Massimo ha lasciato questo set bellissimo, è tornato incantato di Procida, ma dei procidani soprattutto. E quindi io poi ci sono ritornata per un po' di anni, anche per... a chi parlo un po' giù alla Corricella, insomma, dove lui era stato. E devo dire che aveva ragione, perché oltre alle bellezze, io mi sento molto, molto vicina ai procidani, perché la nostra semplicità, la generosità è molto simile a noi che viviamo a terra. Certo, il postino infatti fu girato a Cinecittà, Salina e a Procida, e Massimo diceva di Procida, l'isola che è in grado di suscitare le emozioni giuste attraverso i suoi posti e la sua gente.
È vero, confermo. Raccontiamo qualcosa di Massimo a livello familiare. Sappiamo che aveva un carattere, era abbastanza molto pacato, introverso, quando tornava a casa a San Giorgio. È un po' nel nostro DNA, siamo un po' tutti così, riservati, ognuno fa il proprio lavoro. Massimo aveva scelto. Sappiamo che si dedicava moltissimo ai suoi nipoti, che lo adoravano. Sì, soprattutto. Perché quando tornava a casa finalmente veniva, si riposava e ritornava tra le sue cose. E noi adulti eravamo tutti imbaffarati a preparargli le cose buone, magari che non mangiava solitamente. E lui nel frattempo si coccolava questa marea di nipoti, però che gli volevano un bene dell'anima tutti. Ma sappiamo anche che i nomi di molti personaggi dei suoi film, lui li ha tratti dai nomi della famiglia. Siamo noi. E che anche numerose scene sono state ispirate da episodi realmente accaduti in famiglia. Sì, ce ne vuole raccontare diciamo qualcuno? Lui era un grande osservatore. E quindi, secondo me, quando arrivava a casa, prendeva tante cose in silenzio e poi magari annotava. Ce n'è uno in particolare che potete raccontare che lui ha usato in una sua pellicola? In Scusate il ritardo, quando lui rifà il letto con la sorella, era qualcosa che ci capitava spesso a me e lui, perché io volevo sapere. E lui non si sbottonava mai, volevo sapere le fidanzate. Ecco appunto, senza fare gossip, ma vi parlava dei suoi amori? A noi non interessava. Noi abbiamo parlato di tutt'altro. Quando Massimo è venuto a casa abbiamo avuto il piacere proprio di stargli vicino, ma eravamo un po'... Riservati tutti? No, battati, discreti? Discreti, sì. Ma, ripeto, siamo un po' tutti così in famiglia. E poi sappiamo che sia il papà di Massimo che suo fratello Vincenzo avevano un grande senso dell'umorismo e una loro teatralità che sicuramente ha influenzato agli inizi la carriera Massimo. Sicuramente, mio nonno, vado ancora a ritroso nel tempo. Molto a ritroso, sì. Ma c'è stato anche agli inizi della carriera un attore famoso, un regista famoso al quale lui si è ispirato, che è stato... così un suo riferimento? Pasolini sicuramente, lui l'ha studiato, ha cercato veramente di prendere tanto da questa figura magnifica di quest'uomo, al di là di quello che ha potuto fare proprio, ma era proprio la sua sensibilità che gli piaceva. Perché Pasolini, sensibilità chiama sensibilità, guarda. sicuramente. E, a proposito dell'amicizia che lo legava a Pino Daniele, altro grandissimo nostro conterraneo, cosa sapete di più di quello che già si sa, di tutte le collaborazioni, delle loro vicende? Soprattutto io credo che sia stato un fatto reciproco, il fatto di stare insieme, di collaborare, poi Massimo l'ha detto, io faccio film. Per fa musica a Pino Daniele, quindi era una cosa. E poi niente, poi le loro cose private penso che restano tali, perché magari si sono persi anche di vista poi a un certo punto, ma noi non ci siamo mai entrati. Ricordiamo, come avevi detto anche tu, quella canzone bellissima che ancora oggi quando l'ascolti ti vengono i brividi. Ci sarà una sorpresa stasera per voi. Va bene, grazie, molto gentile. Ciao. Allora, chiamiamo l'assessore Rossella Lauro. Vi posso lasciare Elena? Va bene, anche grazie. Lei molto timida, discreta, grazie. Prego, assessore, che premia alla memoria di Massimo Troisi. Grazie, perché ci avete regalato oggi alcuni ricordi. Io ero molto piccola, quindi ricordiamo le sue passeggiate e siamo ritornati un po' indietro con la memoria. Grazie, grazie mille. Grazie ancora e auguri. Grazie a voi. E ora passiamo all'ultimo argomento del nostro premio, con un ospite d'eccezione. Parliamo di prevenzione oncologica, che vuol dire
ridurre l'incidenza del cancro, cioè il numero dei casi, tenere sotto controllo i fattori di rischio, conoscerli e aumentare la resistenza individuale a questi. E è la migliore arma per ridurre il rischio di cancro, appunto, è rispettare le regole che ormai, insomma, ci sentiamo dire da tempo, che sono fondamentali, come non fumare, avere un'alimentazione il più possibile sana, equilibrata, praticare sport e sottoporsi a controlli medici periodici, anche se poi il rischio è sempre individuale, perché è dovuto anche a tanti altri fattori genetici, ambientali, comportamentali, eccetera. Abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi un'eccellenza della medicina, chirurgo e ricercatore che ha dedicato la sua opera allo studio e alla cura dei tumori. Ha partecipato come relatore ad oltre 300 congressi nazionali ed internazionali, autore di 385 pubblicazioni scientifiche e di 28 capitoli di libri, autore dei libri Il bene delle donne e La vittoria sul cancro. È direttore del programma di senologia e della senologia chirurgica presso l'Istituto Europeo di Oncologia IEO, professore ordinario di chirurgia all'Università degli Studi di Milano e presidente della fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze. Accogliamo con un grandissimo applauso il professor Paolo Veronesi. Prego, professore. Grazie davvero. Grazie Rosaria per questo bellissimo invito e questo posto meraviglioso che davvero non conoscevo. Ho conosciuto oggi, la prima volta, la mia prima volta a Procida. Quindi sarà la prima di tante prossime. Speriamo, grande emozione essere qua con voi oggi. Professore, volevo chiederle alcune cose, ma lei che ha conosciuto tante donne, sia collaborando insieme, sia anche provenienti, insomma, da esperienze dolorose, da contesti, insomma, tristi, ma cos'è che rende felice la donna? Qual è il bene per le donne, per lei? Ma io più che cosa rende felice una donna è difficile dirlo, perché ha scritto Il bene delle donne. Lo chiedo io a voi, a lei, che cosa rende felice una donna. Io quello che ho imparato a conoscere in questi anni è la forza delle donne, una forza che davvero gli permette di affrontare delle malattie importanti, con delle situazioni familiari a volte difficilissime, ma con una forza che per cui non si arrendono mai, e alla fine, per fortuna, oggi, grazie ai progressi della scienza, ai progressi della ricerca, la maggior parte di loro guarisce, ritorna a una vita normale, si può buttare l'esperienza. Mi occupo di tumori del seno, come ha fatto mio papà per tutta la vita, e possono tornare a un'esistenza, a una vita assolutamente normale. Però questo richiede una grande energia per affrontare dei percorsi. Una grande pazienza, una grande forza, come anche detto. Impegnativi. E poi abbiamo questa cosa, che anche questa mi ha lasciato il mio papà, della Fondazione Umberto Veronesi, di cui quest'anno festeggiamo i 20 anni, perché è nata nel 2003, fondazione che si occupa di sostenere la ricerca scientifica, quindi raccogliamo fondi da destinare in ricerca. Abbiamo destinato più di 70 milioni di euro in questi anni alla ricerca, finanziato quasi 2200 ricercatori, 150 progetti di ricerca, 12 protocolli di corso. Facciamo nell'oncologia pediatrica, quindi facciamo tantissimo per sostenere la ricerca. E poi invece l'altra cosa che mi piace sottolineare, che forse ci caratterizza rispetto a tante altre associazioni o fondazioni che raccolgono fondi per la ricerca, è quello della divulgazione. La nostra fondazione è impegnata tantissimo, perché era una fissa proprio, un pallino di mio papà, nella divulgazione della cultura della scienza. Oggi si parla di cultura, si premia la cultura, e credo che la cultura scientifica sia un argomento da insegnare nei bambini. Noi lo facciamo da tanti anni, abbiamo un accordo con il MIUR, con il Ministero dell'Università e dell'Istruzione, per cui andiamo nelle scuole, nei bambini, già nelle scuole di primo grado, secondo grado, a insegnare ai bambini che cos'è la scienza. I nostri ricercatori, questi 2200 ricercatori che abbiamo finanziato, sono tenuti, proprio per contratto, andare nelle scuole a raccontare la ricerca, che cos'è la vita dello scienziato, del ricercatore. E poi naturalmente con i nostri team andiamo nelle scuole a insegnare i corretti. Una formica, posso? Se no le, ecco. Vabbè, siamo in campagna. Della diretta. E quindi insegnare
ai bambini l'importanza della prevenzione, nel senso dei corretti stili di vita, come accennavi giustamente, quindi l'importanza di fin da piccoli di fare un stile di vita corretto. Parlando di prevenzione, a che età bisogna cominciare i controlli? Questa è una domanda che sicuramente vi sarete sentiti ripetere centinaia di volte. Sì, più per il pubblico adulto, perché per fortuna i controlli nei ragazzi non servono, non si fanno, perché per fortuna anche in caso non sono frequenti, e quindi di familiarità? In caso di familiarità si comincia prima. Cioè verso che età? Beh, diciamo, per le donne, per esempio, il tumore più diffuso nel nostro paese, come in tutti i paesi occidentali, è il tumore della mammella, e nelle donne che non hanno familiarità o particolari fattori di rischio, di solito si inizia a 40 anni, 35-40. Chi ha familiarità importante può già iniziare da 25-30 anni con delle ecografie. Poi naturalmente vi sono delle situazioni particolari di donne che hanno un rischio genetico di sviluppare un tumore della mammella, perché hanno ereditato dai genitori dei geni che predispongono al tumore, e in questi casi bisogna iniziare prima. A volte si arriva a fare anche degli interventi chirurgici profilattici preventivi per togliere le ghiandole mammarie. Vero, sì. E quali sono le nuove frontiere della terapia oncologica? In questi 20 anni abbiamo assistito davvero a una rivoluzione in campo oncologico come non si vedeva, credo, da tantissimi anni, perché sono nati una quantità di farmaci innovativi, sempre grazie alla ricerca, quindi grazie all'importanza del sostegno alla ricerca, di farmaci innovativi che ci consentono di guarire o comunque di controllare per tantissimi anni patologie che una volta davano speranze di vita di pochi mesi. Pensiamo a molti tumori dei polmoni metastatici, il melanoma metastatico, il tumore del rene metastatico, tumori che grazie per esempio all'immunoterapia, che è una cosa che è nata pochissimi anni fa ma che vede ogni anno l'uscita di decine di nuovi farmaci, dà prospettive di vita a queste persone fino a poco tempo fa inimmaginabili. Si è risolto anche. E poi naturalmente una chirurgia sempre più mirata, una radioterapia sempre più mirata. Adesso si stanno studiando i vaccini, perché il vaccino, il famoso vaccino mRNA studiato, cioè che abbiamo utilizzato per il COVID, era studiato per i tumori, cioè le piattaforme del vaccino mRNA si stavano studiando per poter curare alcuni tipi di tumore. Per questo che così rapidamente è nato il vaccino in un tempo record, perché c'erano già le piattaforme per farlo. Adesso siamo ritornati a studiare il campo oncologico, e quindi anche questa è una nuova prospettiva e speranza per il futuro. Che cosa ci può dire della medicina di genere, di cui si sente sempre più parlare? Medicina di genere rispondono in maniera differente, certo, alle cure. Infatti questa è una cosa, anche questa è relativamente nuova. Paradossalmente tutti i farmaci vengono testati, per esempio banalmente, su uomini maschi di età media, fisico medio, e poi si danno alle donne come se fossero uguali. In realtà le donne sono diverse, hanno un metabolismo diverso, hanno proprio mediamente un peso diverso. Insomma, quindi adesso la medicina di genere cerca di adattare tutto quello che fino adesso è stato studiato sui maschi anche naturalmente alla popolazione femminile, che davvero può rispondere diversamente a delle terapie che magari in un uomo funzionano in un modo, in una donna in un altro. E quindi è un argomento importante che comincia a essere insegnato ad ora, diffuso, insegnato ora a livello anche universitario. Senta professore, ma se lei non avesse fatto il medico e ricercatore, cosa avrebbe fatto? Ma io da liceo volevo fare il matematico, avevo questa fissa della matematica. Sempre nell'ambito scientifico. Poi dopo mi sono gli ultimi giorni di vacanza dopo la maturità, no, però quasi quasi faccio il medico, che sembra una cosa un po' più concreta. E così ho fatto questa scelta, e devo dire sono molto felice, perché il lavoro più bello del mondo è poter salvare la vita delle persone. Poi fare il chirurgo, che poi è una cosa che fai manualmente, di prendere un tumore, toglierlo e dare la vita a una persona, è una cosa che ti dà davvero una soddisfazione, una grande soddisfazione, una grande pace nel cuore, credo, vero? Davvero, sì. Chiamiamo ancora una volta il sindaco dottor Raimondo Ambrosino. Grande Raimondo. Grazie professore, grazie per essere stato qui con noi, aver accettato il nostro invito.
Un applauso al professor Cronesi, grazie. Allora, siamo giunti, queste targhe, queste tre targhe... No, li devono portare, dobbiamo portare in camera. Ah, ok. In camera, e... Madonna, questi fogli, fermala, fermalo. Siamo giunti alla fine di questo premio, ma è doveroso fare dei ringraziamenti anche agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del premio Procida Premia alla Cultura. E sono Best Color di Salvatore Izzo, Fenice di Cesare Guarini, Mi amo di Elena Aceto di Capriglia, Il Borghetto di Antonio Barile, Nikigi di Manuel Calenda, Generali di Andrea Cavallo, Ristrutturare di Nicola Magliacane, Otofarma di Rino Bartolomucci, Villa dei Fiori, Gruppo Forte, Enoteca Nasti di Ciro, Salvatore e Massimo Nasti, Rod TV Italia di Angela Palmesano e Anna Copertino, Analisi Centro Diagnostico di Salvatore Scognamiglio e naturalmente Profumi di Procida di Rosaria Cantagallo. Ringraziamo anche l'impianto, il sistema video audio di Salvatore Lubrano, Selci Impianti, e con la collaborazione di Leo Pugliese. Io ringrazio tutti voi per essere stati partecipi con tanta emozione, tanto calore che è arrivato fin qui e che ancora respiriamo, grazie ai premiati, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima iniziativa. E dandovi appuntamento al prossimo anno, vi aspetta uno sponsor, l'Enoteca Nasti, per offrirvi un vino dedicato all'isola di Procida. Grazie a tutti da Stefania Colangeli, arrivederci, ciao!